Come ogni anno, il Consiglio regionale è presente al Col dell'Issa davanti al monumento ai caduti partigiani per la solenne celebrazione di ricordo della strage del 2 luglio, nella quale persero la vita 33 giovani, e di tutte le vittime delle vallate torinesi nei 20 mesi della guerra di liberazione. Nell'occasione viene inaugurato il nuovo allestimento dell'Ecomuseo della Resistenza e presentato il progetto Sentieri Resistenti.